mio cognome Orbach viene dal Auerbach, che è una cittadina della Germania del Sud, e ci sono molti ebrei con questo cognome in Israele. Tanti però hanno fatto come la mia famiglia, lo hanno ebraicizzato e abbiamo il cognome Orbach, che in Italia ci sono solo io e mio figlio, non ce ne sono altri. E Orbach vuol dire la luce in te. Gli ebrei a Trieste arrivarono grosso modo all'inizio del 1200. Non avevano particolare importanza, anche erano pochissimi, però accrebbero la loro importanza nel 1300 quando il comune mandò via i prestatori fiorentini perché troppo esosi nel loro prestar denaro e chiamarono al loro posto gli ebrei. Quindi cominciarono ad arrivare altri ebrei ancora, soprattutto dalla Germania. Il progetto cinematografico Biografie della Memoria ha l'obiettivo di raccontare le tante storie minori di cui pure è fatta la storia con la S maiuscola, storie spesso dimenticate di coloro che sacrificarono la propria vita per affermare i propri valori e i propri ideali. Anche Valchiria Terradura, la affascinante partigiana che aveva combattuto con il padre, Gustavo Terradura, nella banda Panichi, ci aveva raccontato la storia di due ebrei, Abramo detto Adriano e Isacco detto Iso, che con lei avevano combattuto sulle montagne dell'Appennino Umbro-Marchigiano. Non solo, una delle sorelle, Raisa Lea Orbach, divenne una staffetta partigiana, rischiando anche lei la vita, e proprio Trieste, città multiculturale, luogo di incontro di popoli e di culture, viene scelta da Mussolini per il celebre discorso in Piazza dell'Unità d'Italia, in cui preannunciava l'attuazione delle leggi razziali. Ogni anno, nella giornata della memoria, in tutte le comunità ebraiche si leggono i nomi di quelli che sono stati deportati e che non sono tornati più. Noi abbiamo oggi un compito arduo, difficile, che richiede un impegno quotidiano e un impegno molto forte che dovrebbe assorbire energie, emozioni e sentimenti. Io ho molti amici che sono sopravvissuti a Auschwitz, in particolare la mia amica Liliana Segre. La deportarono che aveva 13 anni e mezzo, l'età di Anna Frank. Che cosa dobbiamo fare noi per loro? Perché il poeta Umberto Fiori, scrivendo una canzone, uno spettacolo che abbiamo fatto sul ghetto di Varsavia, dice: perché sapendo i combattenti del ghetto di Varsavia che non avevano nessuna possibilità di farcela, hanno combattuto, perché si sono ricordati di noi.